Liberi.tv, Riccardo Cristiano a Cleto per l'inaugurazione del Castello di Savuto in compagnia del Presidente della Provincia, al quale chiediamo l'importanza di iniziative come queste che valorizzano il territorio. Ma non ci sono dubbi, questi sono territori con grandi potenzialità e aiutano a rivalutare le aree interne e servono anche a rallentare lo spopolamento delle aree interne, quindi diventano attrattori che valorizzano le potenzialità del territorio, ben architettonici, storici, e nello stesso tempo cercano di arginare questo dramma terribile dello spopolamento. Tra l'altro c'è anche la questione del lavoro e del turismo. Molti paesi di fuori, diciamo, anche della Calabria e dell'Italia riescono a valorizzare molto meno, invece una terra ricca come la Calabria ha sia il mare che la montagna e la collina in un solo luogo, possiamo dire. Beh, non ci sono dubbi, il Presidente Oliveri ha lavorato molto per valorizzare in questi due anni e mezzo che è alla guida della regione, di potenziare e di valorizzare queste risorse bellissime di questa terra. Perché, come lei diceva, c'è il mare che è bellissimo, che se ne dica, c'è un'area interna favolosa con ricchezze culturali e architettoniche bellissime, quindi noi dovremmo lavorare per valorizzare e quindi farli diventare attrattori anche per poi sviluppare anche sviluppo economico. Ecco. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cleto.